Ameria Radio in diretta. Benvenuti al Buongiorno Ameria Radio dall'ufficio comunicazione di Confartigianato Terni, Valentina Campana e Paolo Pellegrini. E buongiorno. Vai, buongiorno, applausi, anche oggi quanta gente, anche allegri, foto, tanto foto. Questo è importante, perché lì è la cosa più importante. Eh sì, allora, sì, basta, ho capito, abbiamo capito, grazie. Allora, bene, oggi è praticamente l'ultimo giorno della rassegna stampa per questa settimana, perché poi c'è il pontone del 2 giugno. Però oggi, Paolo, dobbiamo dire che entriamo nel mese di giugno. Di giugno. Evviva il mese dell'estate. Vai, perché oggi è mercoledì 1 giugno 2022, il 152esimo giorno dell'anno, sempre 23esima settimana, non è cambiata da ieri. E alla fine del 2022 mancano? Mi trovo impreparata, Paolo. 213 giorni. Orca, 213 giorni. Ho fatto un rapido calcolo e credo che vadano bene, giusto? Sì, anche dai miei calcoli è così. Allora, vediamo chi si celebra oggi, no? Perché è importante vedere chi si celebra oggi. Oggi si celebra San Giustino, martire, che è il protettore dei filosofi. Poi San Giovanni Battista Scalabrini, vescovo. Sant'Annibale di Francia, sacerdote. San Caprasio, ecco, cominciamo con quelli che mi piacciono, di Lorraine, abate. San Floro di Ludeuve, perché è un po' come questo, anche vedo, sì. San Simone di Siracusa. San Vistano, re di Mercia e martire. San Tenecone abate, San Caritone e compagni. Questi compagni che sembrano di 40 ladroni. Bene, allora oggi c'è Ricrude alla reception, perché sostituisce Tercrude, che ha preso il Ponte Lungo, e lì ci mandiamo Caprasio, Floro, Vistano, Enecone e Caritone insieme ai compagni. Mi ha già fatto segno che ha posto, e quindi bene, suite per tutti quanti per il pontone del 2 giugno. Benissimo. Bene, che dici se andiamo con le nostre citazioni? Vai, Paolo, diamo la precedenza alla nostra ascoltatrice velata e poi sentiamo che ci dice Reggi. Certo, allora, capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente strane, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo. All'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. Fyodor Dostoevskij. Meraviglia. Meravigliosa, veramente, molto bella. Invece che dice lo sciamannato? La vuoi leggere tu? Quale? Allora, sentiamo la citazione di Remig. Buongiorno a chi impara dalla vita. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scender, il salir per l'altrui scala. Dante Alighieri, Divina Commedia. Siamo tornati in un secondo indietro nel tempo, perché il nostro caro Remig ci dice che... Sì. Gente anziana, citazioni anziane. Ah, esatto, e beh, è giusto, e questo in effetti è... L'ha detto da solo. È reale, è una cosa reale, l'ha detto da solo, e quindi non possiamo far altro che appoggiare. Però comunque apprezziamo sempre il caro Dante. Sì, è il nostro carissimo amico Dante, l'Alighieri, e quindi è molto importante per noi questo. Certo. Non c'è dubbio. Allora, andiamo su argomenti più interessanti, non certo per Dante, ma Remige, perché Remige, voglio dire, finché non farà qualcosa di più eclatante, e noi già sappiamo cosa, ma non possiamo svelare niente, quindi questa è una cosa che sveleremo più avanti, andiamo a parlare di cose serie, cose molto serie, quale il mangiare. Certo, assolutamente, ecco. Paolo. Cannelloni di ricotta e spinaci. Adesso io potrei anche leggervi pedissequamente tutta la ricetta, ma vi posso dire che li ho fatti io domenica, sono di molto buoni, anzi devo dire che poi vi spiego che cosa ho fatto la prima volta. Allora, è una difficoltà media, in effetti c'è una difficoltà media, ci vogliono circa 80 minuti di preparazione, 30 minuti di cottura, e adesso qui andiamo, il costo è basso, andiamo a vedere le dosi per 8 pezzi. Allora,
Ingredienti per la pasta. Vabbè, farina tipo 00, 100 grammi, uova circa 1 medio, 55 grammi. Poi abbiamo il ripieno, spinaci 250 grammi, ricotta vaccina 150 grammi, uova medie 1, aglio 1 spicchio, olio extravergine d'oliva quanto basta, grana padano grattugiato 50 grammi, noce moscata in polvere 1 pizzico, pepe nero quanto basta, sale fino quanto basta. E invece andiamo a quello che per me è il top, perché la besciamella che ormai faccio a occhio. 50 grammi di burro, 500 grammi di latte intero, noce moscata quanto basta, 37 grammi di farina 00, sale fino un pizzico, pepe nero un pizzico. Poi per gratinare ci vuole il grana padano top quanto basta. Allora, benissimo, non possiamo che dare ragione a Giallo Zafferano, a cui vi invitiamo ad andare a vedere la ricetta, e devo dire che io ho sperimentato la cottura al microonde e devo dire che ho avuto ottimi risultati. Infatti, per fare presto, invece di stare quella solita mezz'ora, 40 minuti in forno, no, per la cottura e gratinatura, poi dipende che tipo di pasta si usa, ma io ho usato la pasta fresca, è importante invece fare con la come si dice, con il microonde 9 minuti, solamente il microonde, e poi 3 minuti. 3 minuti chiaramente dentro a un contenitore che ha coperto da una pellicola di plastica. Poi 3 minuti invece senza pellicola di plastica misto, quindi grill e microonde, e vengono una sciccheria. Devo dire che abbiamo fatto una bella mangiata di cannelloni. Fidatevi che è veramente venuto molto bene e ne vale la pena. Bene, Valentina, allora abbiamo esaurito la parte dell'almanacco, e che succede adesso? Adesso cerchiamo di diventare seri, sì, certo. Lanciando la sigla della rassegna stampa. Vai! Bene, questa mattina iniziamo dalla pagina regionale del Corriere dell'Umbria. Terzo busto a fuoco in un mese e mezzo. Rogo ieri in via Pievagliola a Perugia. Autista mette in salvo i passeggeri. Bus Italia nomina una commissione interna. Quindi diciamo che la vecchiaia di questi autobus sta portando delle conseguenze un pochino, diciamo, disastrose, anche se il conducente dell'autobus ha fatto in modo e maniera da mettere in salvo tutti i passeggeri, e comunque non ci sono stati gravi conseguenze. Sempre rimanendo nel tema pullman, vediamo che sono stati organizzati dei pullman notturni per gli studenti universitari. Il servizio è assicurato da Adisu e Regione, e interessa il centro storico di Perugia, il comune di Terni e quello di Amelia. Quindi tutti gli studenti potranno spostarsi dai loro alloggi gestiti proprio dalle agenzie per il diritto allo studio universitario e centri cittadini dei capoluoghi regionali. Il servizio di trasporto gratuito tra le residenze universitarie e il centro storico, nonché tra i centri storici di Terni e di Narni, si svolgerà dal 3 giugno al 30 luglio, verrà sospeso in agosto per poi riprendere dal 2 settembre fino al 29 ottobre per un totale di 36 giornate. Questa sicuramente è una buona iniziativa e ne saranno felici sicuramente gli studenti. PNRR, carenza norme per prevenire frodi. L'allarme del procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantore, servono argini legislativi. Convegno di Procura Generale e Guardia di Finanza sui fondi europei e strumenti per evitare usi illeciti. I rischi enormi di fronde non sono solo un problema per il paese, ma rischiano di essere un regalo clamoroso alla criminalità organizzata, e se il legislatore non mette in campo veri e propri argini per evitare che questo fenomeno si verifichi, non si può continuare a scommettere che la prevenzione si possa fare con le indagini penali. Non spetta alla magistratura occuparsi di questi fenomeni e doversi sostituire a meccanismi di prevenzione che si è ritenuto per scelta o per volere di non mettere in campo. Il grido d'allarme sulla difficoltà di prevenire
seriamente le possibili frodi nell'impiego dei fondi del PNRR arrivata dalla Procura della Repubblica di Perugia, come abbiamo visto nella persona di Raffaele Cantone, che ieri mattina ha partecipato al convegno intitolato Le risorse finanziarie erogate dall'UE, quali fattori di crescita e sviluppo, strumenti di tutela, prevenzione, individuazione e repressione delle frodi. Cantore, diciamo, alla fine di tutto l'incontro, dove sono intervenute altre persone, insomma, di rango piuttosto elevato, ha parlato, insomma, della mancanza di norme adeguate in alcune indagini sulla cessione dei crediti. Ha spiegato: c'è stato bisogno di una creatività giurisprudenziale perché il legislatore non ha inventato strumenti ad hoc per perseguire determinati illeciti che invece sarebbero necessari. Il problema è anche e soprattutto nel super bonus 110, vero Paolo, che anche tu... Sì, anch'io, infatti qui sulla pagina regionale del Messaggero si parla di questo convegno e si mette l'attenzione anche su quello che viene chiamata la zona grigia, ovvero i professionisti che fanno da ponte per la ricezione, quindi per il completamento, insomma, della pratica e per la ricezione quindi dei documenti che potrebbero essere soggetti e oggetto di attenzioni, appunto, per dare spazio alla criminalità organizzata per questi fondi che stanno arrivando copiosi per il bonus, soprattutto 110. Sì, quindi bisogna stare molto attenti, con i piedi per terra. È importante in questo momento anche guardare, diciamo, le trasmissioni, anche se comunque ho sfondo politico, però danno delle informazioni su chi su in quale modo, diciamo, poter accedere a questi bonus, perché comunque per noi cittadini che siamo, diciamo, tra virgolette ingenui o magari non esperti in materia, ci affidiamo a delle persone che poi magari si reputano tutt'altro e magari ci mettono davvero nei guai, quindi attenzione. L'ultima notizia del Corriere dell'Umbria: presidente Ancel inviato a giudizio per Albano Morelli, ipotesi a appropriazione indebita di oltre 85.000 tonnellate di materie di cava. La difesa: perizia sbagliata, respingiamo gli addebiti. Quindi per chi volesse leggere questa notizia, pagina 7 del Corriere dell'Umbria. E ora lascio la parola a Paolo per integrare con le notizie del regionale. Sì, allora, notizia del regionale: abbiamo truffa del Bancomat, 100.000 euro di bottino in 6 mesi di trucchi, 5 arresti della polizia postale dopo le denunce di venditori beffati, finte identità e numeri di telefono fasulli per gestire al meglio l'inganno. No. Sì, soprattutto nel periodo pandemico in cui l'e-commerce era l'unica forma di compravendita, perché con tutti i negozi chiusi, con il lockdown, quindi si è aumentato molto il discorso della vendita online, e in questo caso ci si sono inseriti chiaramente i soliti truffatori che fingendosi acquirenti di alcuni prodotti hanno usando identità false e anche numeri di telefono intestati a persone inesistenti, praticamente hanno contattato i venditori e hanno praticamente messo in piedi un sistema di pagamento tramite Bancomat, che invece di far versare a loro i soldi al venditore faceva il contrario. Questo poi è stato scoperto e quindi sono stati arrestati i titolari proprio di queste carte che venivano ricaricate invece che essere usate per pagare. È un fenomeno molto molto diffuso, come gli hackeraggi di tanti profili per il furto d'identità, quindi occhio a quello che fate quando comprate o vendete qualcosa in internet. Ne abbiamo parlato ieri: rubava i soldi dei contribuenti, cassiere scoperto per non aver dato 6 euro di resto. Quello di cui abbiamo parlato ieri, del cassiere dell'Agenzia delle Entrate, che praticamente toglieva del denaro a chi pagava le cartelle, fingendo problemi al Bancomat, si faceva pagare in contanti. Praticamente, come è stato scoperto, uno di questi contribuenti che andava a pagare a lui anche con dei favori, faceva saltare le file perché si fingeva amico, insomma aveva creato un certo rapporto con queste persone, si è accorto che invece delle 500 euro che aveva pagato, la ricevuta era di 494 euro, quindi mancavano 6 euro. A un controllo fatto tramite il suo commercialista si sono accorti che questi ammanchi erano
tantissimi nelle varie ricevute, e da qui è partita l'indagine che poi ha portato alla sospensione dei due impiegati, perché come abbiamo detto ieri c'era un collega dell'indagato principale che è stato accusato di favoreggiamento perché avrebbe aiutato il cassiere a tentare, poi non ci sono riusciti, di distruggere le prove. Quindi ecco come si è riusciti ad arrivare a scoprire questa truffa. Sanità, sindacati e regione trattano sul personale, rischio emergenza estiva. Sì, l'incontro tra la presidente Tesei, l'assessore Coletto e i sindacati è avvenuto proprio per evitare l'emergenza, soprattutto nel periodo estivo, e per far stabilizzare coloro a cui scadrà il contratto il 30 giugno, che sono il personale assunto per il Covid, per la pandemia. Ma ci si è resi conto, a parte la pandemia, c'è proprio un problema di personale, che quindi è meglio cercare di mantenere, di prorogare il contratto di questi operatori, perché ovviamente si creerebbe un problema soprattutto durante il periodo estivo per la gestione della sanità in Umbria. È stato già fissato un altro incontro per parlare di questo problema e speriamo che la situazione, ma penso da quello che si legge dall'articolo che vi invito a leggere a pagina 34 del Messaggero, che si risolva tutto per il meglio. Sos agenti abusivi delle compravendite, evasione per 7 milioni, la denuncia della borsa immobiliare, tanti finti mediatori, i consumatori ora possono presentare esposti alla Camera di Commercio. Sì, in un momento in cui, proprio se ne parlava anche giorni precedenti, che il mercato della casa sta leggermente rialzando la testa, ci troviamo davanti a tanti mediatori abusivi. Infatti il mediatore deve essere certificato da dei corsi che si fanno anche in Camera, che si fanno in Camera di Commercio. Molti di questi invece che trattano le compravendite delle case sono degli agenti abusivi. Ora c'è la possibilità di presentare esposti alla Camera di Commercio al momento che si verifichi questo caso. Vi devo raccontare anche un fatto che è successo a me. I social comunque aiutano questo tipo di pratica. Infatti io sono stato contattato, senza neanche conoscerlo, da una presunta immobiliare, non vi dico di dove chiaramente, che mi chiedeva di entrare in contatto con un tal Paolo Pellegrini e con il dottor Paolo Pellegrini per la vendita di una casa, cosa che io per esempio non avevo mai fatto assolutamente. Quindi ci sono anche, oltre i finti mediatori, ci sono anche delle persone che tentano, come abbiamo parlato altre volte, di mettersi in contatto per poi mettere in vendita la casa di proprietà del malcapitato, e quindi c'è tutto un giro in questo momento che va veramente, come tutte le cose, visto in maniera con gli occhi non aperti ma apertissimi, perché le truffe sono dietro l'angolo. Bene, allora con questo termino la rassegna regionale e passo direttamente alla pagina di Terni Today, ternitoday.it, che oggi recita: incidente stradale, scontro tra un'auto ed un furgone, un ferito estratto dal veicolo dai vigili del fuoco. Bus gratis per gli studenti, si parte. Ecco date, orari e percorsi. IMU, l'aliquota resta ancora al massimo, la decisione sul bilancio. Guerra e rincari, il prezzo del pane alle stelle. Poi ci sono altre notizie: Comune di Terni, regolamentazione tariffe TARIC, facilitata la ratizzazione, aumenta il costo del servizio rifiuti. Comune di Terni, ridistribuzione dei parcheggi, pagamento, tutte le vie interessate dal centro cittadino. Ternana, vicino all'accordo per la gestione dello Stato Liberati, prima operazione ufficiale, Frederick Sørensen prolunga il contratto. Poi potete continuare a leggere le notizie che la pagina Terni Today porta. Si parla di elezioni a Narni, si parla di economia con l'asta, la vertenza degli esuberi per quanto riguarda la Sicuritalia, e tante altre notizie che vi invitiamo a leggere su ternitoday.it. Bene Valentina, puoi passare tu al provinciale del Corriere. Bene, vediamo subito. Terni, truffata, derubata da finto avvocato. L'uomo ha fatto credere all'anziana che suo figlio era nei guai e aveva bisogno di soldi, ma un complice le ha portato via gioielli e un Rolex. Quindi diciamo che continuano le truffe sugli anziani. Questa volta la vittima è una signora di 82 anni, ma che è ancora ovviamente sotto shock, ma è una signora che porta molto bene la sua età, che è autonoma, quindi è stata davvero raggirata da questi due
truffatori che dicendole che il figlio aveva avuto un incidente, quindi aveva bisogno dei soldi e hanno portato via un buon bottino. Quindi attenzione, non smettiamo mai di dirvelo, fate molta attenzione perché ci sono delle persone davvero che non hanno Scrupoli. Sì, scrupoli, sì, infatti, per non dire assolutamente. altro. C'è nella prima pagina del Corriere dell'Umbria di Terni una foto dove si vedono le persone che sono in fila sotto il sole per le visite ai pazienti al Santa Maria. Quindi credo, cioè è un intervento politico e anche noi ci uniamo al fatto che comunque bisogna fare assolutamente qualcosa per la riorganizzazione degli ospedali della nostra regione e a maggior ragione per quello di Terni. Ok, al bilancio di previsione, aliquote IMU e IRPEF al massimo, il Consiglio Comunale ha approvato la manovra a maggioranza, ma ha dovuto tener conto dell'emergenza Covid e del dissesto. Quindi, per chi volesse approfondire, pagina 25. Massimo impegno per la sicurezza in carcere. Dopo l'ultima aggressione da parte di un terrorista islamico, parla il comandante della polizia penitenziaria. Quindi è il nostro lavoro e cerchiamo di farlo al meglio nonostante le difficoltà. Noi tutti ci impegniamo al massimo. Le parole sono di Fabio Gallo, comandante della polizia penitenziaria di Terni. Nei giorni scorsi un'altra aggressione da parte di un detenuto in carcere che, per terrorismo, che è in carcere per terrorismo islamico, che si è scagliato contro 5 agenti ferendoli e obbligandoli a ricorrere alle cure dei sanitari. Quindi il comandante ammette non mancano problemi, ma rimarca tutti noi che facciamo questo mestiere sappiamo con chi dobbiamo confrontarci ogni giorno. Senza dubbio passiamo per passione per il lavoro, ma certo nel carcere di Terni le criticità non mancano, a cominciare dalla carenza di organico. Attualmente a Vocabolo Sabbione sono presenti 202 agenti di polizia penitenziaria e dovrebbero essere, secondo le norme vigenti, 241 i detenuti, nel complesso sono 520. Quindi mi sembra che è davvero un dato allarmante. Speriamo che Sì. anche su questo fronte venga fatto qualcosa perché è da tempo che si parla di sottorganico della polizia penitenziaria, ma mi sembra che ancora non si sta facendo No. nulla. Quindi speriamo che davvero si possa fare qualcosa. In un anno il gas mi costa 6 volte di più. Effetto Ucraina sulle attività commerciali. Lo sfogo di Giorgia Vitaloni che gestisce il forno di famiglia in Viale Eugenio Chiesa. Mi sembra di capire, Paolo, che questa ragazza, diciamo che ha ereditato il forno da suo padre, è una nostra È associata una nostra associata, sì, Confartigianato. assolutamente Quindi sì. a maggior ragione parliamo di lei perché davvero c'è il grido di allarme che le materie prime sono alle stelle, tanti sacrifici per evitare di aumentare il costo del pane, ma che comunque mettono in serie difficoltà questa azienda che ormai insomma sono 60 anni di attività e vediamo proprio che le bollette sono arrivate alle stelle. Ad esempio lo scorso anno diciamo, il forno Vitaloni si è trovato a pagare poco più di 1000 euro per quanto riguarda il mese di gennaio, invece quest'anno si è arrivati a 6.300 euro circa per la bolletta dell'energia. Mi sembra davvero che i costi si siano triplicati, infatti anche per quanto riguarda il gas si evince che comunque le tariffe sono passate da 0,39 centesimi al metro cubo fino a 1,26 oggi euro al metro cubo, quindi si è passati davvero alle stelle come abbiamo annunciato prima. Anche il costo della farina che si è triplicato da 0,30 centesimi a 0,90 centesimi, per non parlare dell'olio d'oliva e del burro. Quindi diciamo che Giorgia vuole rimanere, vuole ancora essere diciamo tenace per portare avanti l'attività del padre con grande forza, cercando anche di superare le difficoltà che deve affrontare ogni giorno. Trascorre tutte le sue giornate nel laboratorio, che è il cuore pulsante della sua attività. Probabilmente con un aiuto in più, le attività di questo tipo potrebbero pensare al futuro in maniera più positiva, anche per mantenere i posti di lavoro che attualmente ancora assicurano. Quindi diciamo che è l'ennesimo grido di allarme anche per quanto riguarda gli aiuti che possano essere fatti a queste aziende, perché davvero credo che siamo arrivati a dei costi troppo elevati, no, che Prohibitivi, non si troppo possono. prohibitivi, e che poi per tanti versi non sono giustificati. Esattamente, esattamente, Paolo.
Andiamo avanti, andiamo a Narni, shopping online per le eccellenze locali. Alcuni imprenditori danno vita a un progetto e-commerce per valorizzare il territorio. Terre di Narnia è uno scaffale virtuale dove turisti e appassionati di enogastronomia possono trovare i prodotti tipici. Salumi, olio, formaggio, cereali, legumi, farina, pasta e prodotti di forno, miele e confetture, tartufo, vino, grappe e birre. Tutti delle terre di Narni. Appunto, riempiono gli scaffali virtuali, come abbiamo visto prima, dello shop che si trova insomma su internet, dove è presente anche la storia della città, quella dei produttori e quella del progetto. Questo diciamo che è un progetto dedicato, come spiegano proprio gli imprenditori che hanno ideato diciamo questa cosa, a tutti coloro che custodiscono una cultura e condividono l'amore per il proprio territorio. È un territorio fatto di storie, di prodotti tipici preziosi, incorniciati da un paesaggio altrettanto incredibile. Quindi si sono inventati diciamo questa grande cosa. E il digitale, come ha concluso proprio uno degli imprenditori ideatori di questa iniziativa, è oramai una dimensione essenziale della vita di ognuno di noi, ha ribaltato le nostre priorità e trasferito online gran parte delle nostre abitudini. La personalizzazione, una filosofia di business oggi indispensabile per distinguersi dai competitor e adattarsi alle esigenze dei consumatori. Terni di Narnia intende valorizzare risorse locali, catalizzando l'attenzione di una fetta di pubblico sempre più larga che si rivolge alla scoperta di peculiarità turistiche, artigianali ed enogastronomiche dei piccoli borghi. Questa sicuramente è davvero un'ottima iniziativa e finalmente anche una bella notizia. Si spendono 1266 euro l'anno per il gioco, preoccupano le dimensioni della ludopatia nella zona sociale 12, il fenomeno coinvolge sempre più minorenni e questa è la cifra pro capita in città destinata a slot, schedine, scommesse online e lotterie. Parliamo della città di Orvieto, a parlare è l'assessore Coppola. La pandemia ha prodotto nuove forme di dipendenza. Per chi volesse proprio entrare nel vivo dei numeri, vi invito a leggere l'articolo a pagina 29 del Corriere dell'Umbria. E con questo io termino le notizie anche del regionale e lascio la parola a Paolo per ultimare. Allora, tacito il ritorno, ripartirà pure da Terni. Anche dopo il 12 giugno, di domenica e lunedì, l'Intercity partirà dalla città dell'acciaio perché si fermano i lavori. Per gli altri giorni della settimana resta la partenza da Foligno, almeno per il periodo estivo, garantiti i collegamenti con i bus. Se ne avevamo parlato lunedì, il tacito dal 12 di giugno con l'ingresso del nuovo orario estivo non partirà più da Terni per i lavori che si stanno svolgendo presso Giuncano, perché per sistemare il dislivello che creava dei problemi proprio all'Intercity, quindi partirà da Foligno e il collegamento è garantito con dei bus sostitutivi tra Terni e Foligno. Siccome però la domenica si fermano i lavori, la domenica e il lunedì invece il tacito continuerà a partire dalla città di Terni, quindi per quei due giorni non cambia niente, alleggerendo diciamo i viaggi della speranza di tanti pendolari che lo usano. Niente ruota panoramica sotto la cascata, l'assessore Fatale spero che torni nel 2023. Sì, per i vincoli paesaggistici enormi che ci sono sulla cascata delle Marmore, quindi bisognava ripresentare tutta la domanda e quindi non c'erano i tempi, la ruota il 20 di giugno verrà smontata da Piazza della Repubblica e non andrà alla cascata. Si spera che nel 2023 questo invece possa avvenire, perché già dal 21, come dice l'articolo, si comincerà a lavorare per avere il permesso per montarla alla cascata, dove sicuramente l'impatto visivo e l'impatto per i turisti sarebbe altissimo. Si tirano anche le somme del grande successo che ha avuto l'iniziativa a Terni. Cardeto, entro l'estate tennis e calcetto, sopralluogo dell'assessore Benedetta Salvati. Sono nata qui e farò davvero di tutto per poterlo riaprire il prima possibile. Velocizzate i lavori per completare l'impiantistica sportiva, ma resta ancora al palo la struttura legata alla ristorazione. Sì, si pensa che appena dopo l'estate la parte impiantistica, quindi la parte sportiva, dovrebbe essere pronta e quindi ad aprire, mentre come abbiamo letto non è ancora stata diciamo appaltata e farà parte di un altro stralcio dei lavori la zona ristorazione. Il casale antico che sta davanti agli impianti probabilmente verrà lasciato al comitato di quartiere ad uso proprio, insomma, quindi perché è un quartiere molto molto attivo e il comitato lo è altrettanto. Si spera che quello che la Salvati ha detto si riesca a concretizzare, anche perché è un parco
che è stato, che sarà secondo me molto importante per la città di Terni, perché soprattutto nel periodo estivo tanti ragazzi, compreso il sottoscritto, andavano a passare le calde serate estive proprio lì, più lì che alla passeggiata, devo dire, era il ritrovo di tutti noi ragazzi. Bene, con questo terminiamo la rassegna stampa di oggi e diamo appuntamento a lunedì e vi auguriamo un grandissimo fine settimana lungo e buon festa della Repubblica. Esatto, buona giornata. Buona giornata. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Le energie senza fatica sono qui. Cempi, un partner affidabile e tutta l'assistenza di Confartigianato. Per la tua casa, per la tua azienda, contattaci subito e inizia a risparmiare. Cosa aspetti a risparmiare? Contatta il nostro referente Lorenzo Carrino all'indirizzo mail energia@confartigianatoterni.it o al numero telefonico 07 44 61 3311.